Buonasera, buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Women allo Sport, l'appuntamento anzi, scusate, mensile, non vi volevo anticipare niente, ma mensile che Milano News dedica all'approfondimento per l'appunto delle tematiche sportive al femminile, tutti gli sport che non sono calcio. Un mesetto fa ci siamo visti per la prima volta, abbiamo parlato di pallanuoto, che è uno sport abbastanza tutto sommato conosciuto anche per le gesta delle nostre nazionali, e vi abbiamo, o almeno ad alcuni di voi, abbiamo fatto scoprire che cos'è il roller derby con la squadra delle Harpies di Milano, tra l'altro una delle società più competitive a livello nazionale e forse non solo. Questa puntata la dedichiamo invece a uno sport piuttosto conosciuto che sta vivendo quello che tutti addetti ai lavori e appassionati definiscono un momento d'oro. Stiamo parlando del tennis che giusto pochi giorni fa ha visto chiudersi una compagine molto importante proprio a pochi chilometri dalla nostra redazione all'Allianz Cloud con le Next Gen che si sono per l'appunto chiuse il 13 novembre con la vittoria di Alcaraz. A Torino adesso si stanno giocando invece le ATP Finals. In entrambi i tornei si sono visti tanti campioni, anche futuri campioni per le prossime generazioni. Abbiamo visto però poche campionesse. Il Next Gen infatti non esiste in una versione al femminile, mentre la versione al femminile delle ATP Finals sono le WTA Finals che anzi, si sono finite di giocare proprio ieri a Guadalajara in Messico e probabilmente pochi di voi ne hanno sentito parlare. Noi oggi di tennis parliamo al femminile, parliamo con una giovane protagonista di questa disciplina che vive e si allena proprio a Milano e ve la presentiamo grazie alla clip che ci manda la nostra Alessia dalla regia. Erano alcune immagini dell'allenamento di Elisa Pigato che abbiamo in questo momento in collegamento telefonico da Ortisei perché ha deciso di partire un giorno prima per allenarsi per un torneo molto importante. Grazie Elisa e benvenuta a Milano News. Grazie, è un piacere. Allora, partiamo subito dalla strettissima attualità. Perché sei a Ortisei? Allora, domenica inizia appunto le qualificazioni del torneo 25.000. E niente, sono qui per giocare questo torneo. Possibilità di vittoria, un pronostico proprio ancora prima di iniziare, giusto per portarti un po' di fortuna, insomma. Diciamo che si entra sempre in campo per vincere, per dare il massimo, quindi è molto difficile, però ci si prova sempre. Ecco, noi siamo partite dalla fine, adesso riavvolgerai completamente il nastro e partirei proprio dall'esordio della tua carriera. Sul tuo sito si legge che tu hai iniziato a giocare a tennis a 5 anni. Perché questo sacro fuoco a 5 anni? Cioè, cos'è che te lo fa fare? Ma in realtà anche prima di 5 anni, praticamente io sono nata in una famiglia di sportivi e di tennisti. Mio papà è un ex tennista, è stato numero 373, quindi ha giocato un bel tennis, un bel livello e questa passione l'ha trasmessa sia a me che a mia sorella, che appunto lei adesso studia in un college in America grazie al tennis. E niente, quindi diciamo che il tennis è proprio di casa. Allora, tu adesso in classifica mi dicevi prima, mentre stavamo aspettando la sigla, che sei in quale posizione? Sui 400 al mondo, giusto? 480 più o meno. Ecco, una domanda subito. Tuo padre è stato sui 370, se non ricordo male il numero che mi hai appena dato. L'obiettivo è superarlo, cioè secondo te qual è la reazione di Papa Ugo quando lo superi in classifica? Perché lo No, supererai. l'obiettivo è superarlo velocemente e anzi non fermarmi lì assolutamente, lui è il primo che desidera questo per me. Allora, com'è giocare partendo proprio dalla famiglia? Cioè, comunque tuo padre ti ha allenato all'inizio, ma continua a seguirti nel tuo percorso. Sì, diciamo che lui mi ha sempre fatto giocare da piccola, mi ha impostato e mi ha trasmesso questa passione. E da piccolo ovviamente era puro divertimento il tennis e non pensavo poi che
sarebbe potuto diventare il mio futuro. Poi piano piano crescendo e migliorando ho maturato questa passione che iniziava a diventare sempre di più un lavoro, perché questo è a tutti gli effetti un lavoro per me e per altre ragazze come me. Diciamo che negli ultimi 3 anni più o meno, 3 anni sì, e mi segue un altro coach che è Giacomo Radini, che è un coach, è appunto un coach dell'accademia di mio papà, e ovviamente mio papà è sempre anche lui nel progetto, e diciamo che siamo un bellissimo team e cresciamo tutti insieme. Ecco, tu prima hai sollevato un tema interessante, che è quello della convivenza tra sport e passione e sport che poi a un certo punto diventa un lavoro. Tu a questo proposito hai un palmarès di tutto rispetto, cioè basti pensare che ti sei vinta i campionati italiani Under 12, che sono la famosa Coppa Lambertenghi che si gioca proprio a Milano al Tennis Club Bonacossa, ma hai vinto poi anche tutte le altre categorie, ti sei vinta l'Under 14, ti sei piazzata bene nella categoria Under 16 e addirittura alcune di queste partite, se non ricordo male, sei arrivata ai quarti di finale, correggimi se sbaglio, dell'Avvenire proprio mentre preparavi gli esami di terza media, cioè sono tempi che, sai, noi comuni mortali forse facciamo fatica a capire, pensare di preparare dei tornei così importanti con la concentrazione che serve poi per un tennista che entra in campo da solo e non hai ancora finito le medie. Come hai fatto? Cioè, dove l'hai trovata la forza al di là della passione? Perché lì poi è anche abnegazione oltre che passione, probabilmente. Ma diciamo che io ricordo benissimo quel periodo, che era un periodo in cui non mi fermavo mai, ero sempre di fretta e tante volte mi pesava quello che facevo, quindi a volte quasi non era proprio sano. Poi per fortuna entravo in campo e riuscivo anche a sfogarmi bene, a divertirmi. E posso dire che però questo periodo, quel periodo lì mi è servito tantissimo perché ero piena di difficoltà, e che sono comunque riuscita a gestire molto bene, sicuramente mi ha fatto crescere tanto. E diciamo che poi andando avanti, anche crescendo, non potevo più sostenere, dei buoni, cioè sostenere, dei buoni ritmi a scuola e a tennis, quindi ho optato appunto per, un'altra scuola, che è la scuola online, che, la sto seguendo tuttora, e per dedicarmi di più, al mio lavoro, al tennis. Ecco, che cosa stai studiando per curiosità? Ok, Io faccio liceo delle scienze umane. ma ti piace quello che stai studiando o è semplicemente un riempitivo rispetto all'allenamento in campo e a quello che speri diventerà, anzi, quello che è già diventato in realtà la tua professione? No, beh, devo dire che è anche molto, diciamo che è bello ogni tanto parlare d'altro, perché comunque passo tutto il giorno in un tennis con altri ragazzi che fanno la mia stessa attività. E diciamo ci relazioniamo molto in base a quello che facciamo noi, quindi cambiare un po' argomenti e pensare ad altro sicuramente fa molto bene. Ecco, c'è un momento di questa tua giovane, rapidissima peraltro carriera, in cui ti ricordi che ti sei resa conto che il tennis sarebbe diventato il tuo futuro e il tuo lavoro. Cioè, c'è un momento che ti ricordi di aver fatto consapevolmente questa scelta, ribadiamo, da giovanissima, tra l'altro. Beh, sicuramente ho fatto la prima superiore in una scuola paritaria, quindi una scuola normalissima, e poi ho capito che non avevo proprio tempo materiale di frequentare. E quindi dalla seconda liceo in poi ho preso una scelta che, lo ripeto, è quella della scuola online, e lì è stato un bel passo verso la mia attività, verso il tennis. Tu tra l'altro esordisci a Bergamo, città dove sei nato, quantomeno provincia in cui sei nata, nel Città dei Mille, di Bergamo. Ti ricordi qual è l'immagine legata al tuo esordio tra i professionisti in quel momento? Mi ricordo che ero molto stressata, particolarmente stressata in quel periodo, appunto per la scuola, ero molto stanca, me lo ricordo, cioè, proprio bene, e se non sbaglio avevo fatto, forse avevo perso all'ultimo turno di quali, poi avevo giocato il doppio, avevo vinto un turno, e
È stato difficile perché mi confrontavo contro ragazze sicuramente che avevano più esperienza di me, più grandi di me, però mi sono divertita, mi sono, diciamo, espressa, ho fatto il meglio che potevo. Allora, diciamo che fino a questo momento probabilmente il risultato più importante, non so se sia in realtà il più importante per te, poi magari lo approfondiamo, ma il più importante sulla carta è la vittoria dell'anno scorso. Poco più di un anno fa tu hai vinto con la tua compagna Alvisi il doppio del Roland Garros Juniores. E come ci sei arrivata a Roland Garros vorrei me lo raccontassi tu, perché tu non sei andata proprio per vincere. A differenza di quello che mi hai detto poco fa, insomma, è stato più un arrivo un po', vediamo come va, se non ricordo male. Sì, diciamo che dopo il Covid non ho giocato molti tornei juniores, quindi non avevo una buona classifica e ero fuori di poco. E, tra l'altro non c'erano le qualificazioni, ma c'era soltanto il tabellone principale, quindi i posti erano molto, cioè erano meno. E, niente, sono andata a Parigi a firmare per vedere se riuscivo ad entrare. Non sono entrata, sono rimasta fuori di due e lì ero molto demoralizzata comunque, anzi volevo immediatamente andare a casa, ero anche arrabbiata, volevo andare a casa e cambiare ambiente e invece già che ero lì ho fatto il doppio con Eleonora Alvisi, appunto che anche lei era rimasta fuori, forse di uno lei. E ci siamo guardate, ci siamo dette, vabbè, già che siamo qui proviamo a firmare, siamo entrati in doppio e non avevamo aspettative, eravamo anche un po' veramente un po' scoraggiate, quindi siamo entrate e abbiamo detto noi giochiamo, esprimiamoci, divertiamoci, come va va. Poi piano piano ci abbiamo creduto sempre di più. E Che cosa rappresentava? sicuramente è stata una bellissima esperienza quella settimana. Ecco, che cosa ha rappresentato per te il Roland Garros per qualcuno che non gioca a tennis, o banalmente per qualcuno che non sei tu o non è la persona che scende in campo? Sembra un traguardo di un livello veramente alto, cioè un qualcosa che rappresenta una svolta in qualche modo all'interno della carriera di un atleta. È stato così per te oppure no? No, nel senso che si parla di, ovviamente del Roland Garros Juniores e gli Slam sono una tappa, penso, importantissima, gli Slam Juniores sono una tappa importantissima per la nostra crescita e perché ti fanno giocare un vero e proprio circuito e tra l'altro è un'esperienza stupenda perché la giochi durante, ovviamente, durante il torneo dei professionisti. Però devo dire che vincere il torneo, più che avermi lasciato qualcosa di importante, è stata in sé un'esperienza bellissima. Penso che, tra l'altro, condivisa con un'amica, e penso che la vittoria in sé, cioè non sia solo la vittoria in sé, ma proprio la settimana passata ad allenarmi bene, a vedere del tennis molto importante. E quindi questo. Tra l'altro, un altro pezzetto della tua storia, se si vuole ragionare per immagini, è l'incontro e la partita con Serena Williams, che se non ricordo male hai giocato a maggio, giusto? Sì, che per Ecco. me quello lì è stato il torneo più importante, senza alcun dubbio, anche perché era il mio primo torneo WTA grazie a una wild card data dalla federazione italiana e a Parma appunto sono arrivata lì quasi un po' come dire, vabbè, prova ad esprimermi, gioco, come va, va. Ero lì per sfruttare al meglio questa occasione e niente, quindi ho vinto il primo turno di quali contro una 150 e poi ho vinto il secondo turno di quali, quindi poi mi sono qualificata contro una che al momento era 100, adesso è tipo prima è 40 al mondo Non e male, niente, direi. poi. Infatti, diciamo che lì è stato proprio un torneo importante per me. E niente, poi dopo essermi qualificata, sono stata pescata contro la Serena Williams e devo dire che ero agitatissima. Anche la sera prima, ad esempio, il telefono mi è andato in tilt, ho dovuto spegnerlo perché sennò mi saliva solo un po' di ansia, un po' di stress.
Ma si sente ancora un po' di ansia a parlare di Serena Williams, nonostante siano passati mesi, mi sembra. Sì. No, beh, non so in quante possono dire di avere, almeno della mia età, di aver giocato contro Serena Williams. Dici E poco. tra l'altro la mia prima partita WTA, quindi è stato bellissimo, l'ho vissuta proprio bene. E tra l'altro sono entrata in campo, cioè mi sono piaciuta molto, me lo dico da sola, perché Fai sono entrata bene. in campo non pensando all'avversario, quindi a chi avessi di là, ma semplicemente pensando a cosa potevo fare per vincere, cioè per far più punti. E quindi devo dire che è stata un'esperienza importante anche lì. Ho dato il meglio di me e poi una volta perso ero, penso, la ragazza più felice del mondo in quel momento. Addirittura le ho chiesto una foto in campo e lei è anche stata molto, molto carina, quindi è stato proprio bello. Ecco, ma lei com'è sul campo e poi anche in partita? Tu che l'hai sfidata lo puoi raccontare probabilmente meglio, in modo anche forse un pochino più genuino rispetto ad altre professioniste un po' più rodate probabilmente. Beh, diciamo che io sono cresciuta guardando lei in TV, quindi per me era inavvicinabile, impensabile un giorno di, anche solo di stringerle la mano, no? E niente, praticamente dopo la partita le ho chiesto appunto questa foto e lei, devo dire, è stata proprio carina, quasi una mamma, no? Una sorella maggiore, cioè molto affettuosa. E abbiamo scambiato due chiacchiere, io l'ho chiesto un po', è stata molto disponibile, mi ha dato qualche consiglio e poi anche a fine match, anche con Muratoglu, il coach, abbiamo parlato un po' e niente, sono stati veramente molto disponibili. Ecco, qual è, cioè adesso lo vogliamo sapere, qual è il consiglio di Serena Williams? Cioè, magari ce lo giochiamo anche noi che giochiamo in quarta categoria, per dire. Ma più che consiglio è stata una chiacchierata molto costruttiva perché è stato molto bello, diciamo, conoscere il suo punto di vista su certe cose, ovviamente riguardante al tennis, e anche le ho chiesto magari cosa ha visto di me e niente, mi hanno fatto, diciamo, i complimenti per l'atteggiamento che ho avuto e mi hanno sicuramente detto di continuare a lavorare bene, che alla fine è l'unica cosa che paga. Ecco, forse ci siamo già arrivate con questa parentesi su Serena Williams. Io vorrei capire da te, vorrei sapere a quali tenniste ti ispiri o eventualmente anche dei tennisti maschi. Beh, allora, sicuramente Serena Williams. Poi io sono molto fortunata perché sono molto vicina a Francesca Schiavone perché appunto viene a supervisionare ogni tanto nell'accademia di mio papà e tra l'altro anche in passato continuo a fare delle settimane con lei e abbiamo proprio un bel rapporto, quindi c'è una bella sintonia e quindi mi dà tanto. Quello che dice lei sicuramente non è mai banale e sono dei consigli molto costruttivi da prendere il più possibile. Ecco, diciamo tu sei giovanissima, non solo a livello meramente anagrafico, ma hai veramente una lunga vita professionale davanti a te, o quantomeno quello che ti auguriamo tutti, ovviamente. Come lo vedi da giocatrice proprio in qualche modo all'esordio in questo mondo, il tennis al femminile, in Italia non solo, cioè nell'introduzione che abbiamo fatto proprio molto, molto brevemente abbiamo ricordato come in effetti il Next Gen, che pure è un torneo di punta per la crescita dei giovani e quant'altro, esiste, ma solo al maschile, e l'equivalente delle ATP Finals che adesso stanno vivendo la ribalta a Torino con onori di cronaca da praticamente tutto il mondo, hanno una versione al femminile, diciamocelo, un po' nascosta, cioè difficilmente si vede un torneo che finisce il giovedì, per dirti. Quindi tu come la vedi da giocatrice e da addetta ai lavori in qualche modo? Ah, io sono molto obiettiva, sinceramente anch'io preferisco guardare il tennis maschile in TV e poi lo guardo perché
anche guardando posso imparare, no? Quindi lo guardo volentieri un match femminile, però io penso anche a un pubblico, ci sta, è normale che possa piacere di più il tennis Ma maschile. perché secondo te, E cioè da come? telespettatrice, perché ti piace di più il tennis maschile del femminile? È un tennis più. Penso che noi femmine siamo molto intelligenti in campo a volte, però più altalenanti e come tennis diciamo che possiamo essere un po' più varie, magari ce n'è una che riesce a variare particolarmente il gioco, una che riesce magari più a spingere, una che gioca molto col servizio, quindi siamo molto varie e invece penso che i maschi abbiano veramente tutto, cioè nei loro confronti si vede veramente tutto, mentre noi sicuramente è un bellissimo vedere, però è anche secondo me anche più difficile da capire a volte il tennis femminile, mentre quello maschile forse è più facile da capire, più ordinato e poi anche diciamo per una diversa fisicità è forse più spettacolare, penso, da un pubblico. E tu, da parte tua, che cosa, come credi che sia il tuo tennis, quello che gli altri vedono all'esterno, quello che ti è stato riferito? Beh, il mio tennis viene definito, e lo posso definire anch'io, tennis un bel gioco, nel senso che a me piace come gioco io, come esprimo il mio tennis, perché gioco dentro al campo, cerco sempre comunque di andare a prendermi il punto e mi piace variare, giocare lungo linea, provare ad andare a rete, quindi penso di avere un gioco abbastanza completo. E il futuro invece del tennis femminile italiano in particolare, tu hai delle figure di riferimento importanti davanti a te, parlavi di Francesca Schiavone che fa parte del progetto della Milano Tennis Academy, che è l'accademia di tuo padre, fondata anche da tuo padre tra le altre cose, e insomma dopo la Schiavone, dopo Roberta Vinci, insomma qualcuno ha cominciato a dire che il tennis al femminile cominciava a calare, insomma, tu cosa ne pensi? È che purtroppo è vero e non c'è una spiegazione vera proprio perché penso che da un momento all'altro ne possa saltare un'altra fuori e ormai secondo me quando arrivi a un certo livello giocano tutte bene, cioè giochiamo tutte talmente bene che la differenza è minima nel fare lo step in più, è veramente una questione quasi solo e quasi esclusivamente di testa, quindi è un momento che magari ne salta fuori un'altra e speriamo di crescere in tante, Ecco, ce n'è tu bisogno. ce n'è bisogno, sì, hai proprio ragione. Tu tra l'altro hai parlato di testa, ora il tennis è uno sport di estrema pressione in qualche modo, perché per quanto in alcuni contesti ci sia una squadra, ci sia un team di allenatori, di coach, insomma, i tennisti sono stati tra i primi ad avvalersi, per esempio, della consulenza di mental coach, proprio a far capire quanto la concentrazione, quanto la mentalità sia importante. Io ti volevo chiedere quanta pressione c'è per una ragazza come te quando scende in campo e soprattutto volevo sapere, sinceramente, se hai mai pensato di mollare. Allora, rispondo prima alla seconda. Mai pensato di mollare? Forse proprio irrazionalmente dopo aver perso un match, uno di quelli che proprio dici come faccio a perderlo, ma non ho mai pensato minimamente in maniera concreta di mollare questo sport. E, invece, scusami, sono No, no, persa. la prima domanda era quanta concentrazione, quanta pressione Ah, sì. E senti in campo? la pressione è tanta perché è uno sport alla fine nell'immediato, non hai tempo di pensare, di risolvere i problemucci, no? Li giochi, ti distrai un secondo e hai perso due game, quindi
c'è molta pressione da gestire in poco tempo e molte volte è difficile gestirla, però questa pressione a volte ti aiuta anche quando magari parliamo di adrenalina, è una cosa che ti attiva molto ed è sicuramente utile. Ed è anche da dire che tutti hanno ansia, tutti hanno pressione e è soltanto questione di trovare il modo di gestirla meglio. Ecco, di solito quando si parla, anche con tuo padre in realtà, ma con gran parte dei maestri nazionali o dei tecnici federali, il tema è sempre lo stesso, cioè formazione costante senza avere troppa fretta. Quindi passo passo, cosa c'è nel futuro di Lisa Pigato a livello di appuntamenti e a livello di obiettivi? Allora, io purtroppo a volte sbaglio in questo che mi metto fretta quando in realtà devo soltanto pensare a crescere, a migliorarmi e questo forse lo sto iniziando a capire ora. E niente, i prossimi appuntamenti sicuramente sono intanto la preparazione invernale perché come ho detto sono in crescita. E devo ancora allenarmi tanto fisicamente, tecnicamente, sotto ogni punto di vista, e poi sicuramente di continuare a giocare tornei come ad esempio questo ad Ortisei in 25.000, oppure se riesco, se ho la possibilità con la mia classifica di giocare anche tornei più alti, e niente, poi vedere come va, però di base è crescere tanto. Tu giochi anche in Serie A1, sei tesserata per la Casale Monferrato, l'obiettivo invece della squadra qual è? E di te nella squadra, ovviamente. Diciamo che l'obiettivo iniziale è sempre quello di salvarsi, che poi cioè, diciamo, non iniziamo un campionato con quell'obiettivo, però possiamo respirare un po' di più adesso. Appunto, ormai siamo già qualificati per i playoff e siamo una bellissima squadra, devo dire che mi trovo veramente bene con loro. Ed è sicuramente un bel modo di giocare partite buone e di crescere anche in quell'ambiente, anche come squadra, anche come abbiamo detto prima, dal punto di vista della pressione, perché non giochi solo per te stessa, ma giochi per il team. E niente, quindi diciamo che speriamo di andare avanti. Finora le abbiamo vinte tutte e cinque, speriamo di andare avanti così. Qual è il sogno, oltre al superare in classifica papà, che tra l'altro non mi sembra un sogno, mi sembra un obiettivo già quasi demarcato, insomma, cioè, mi sembra già quasi dato per scontato, ecco. Dato per scontato, mai nulla, penso, perché non si sa mai. No, l'obiettivo di classifica penso che sia quasi riduttivo pormelo, quindi l'obiettivo è quello di, ripeto, adesso di crescere, di migliorare e di dare il massimo, di mettere in campo veramente tutto quello che ho e tutto quello che imparo. Quindi più avanti mi spingo, meglio è. Io cioè non mi pongo limiti o obiettivi, cerco di prendere quello che riesco. Io non ho usato una parola a caso sul tuo sito, tra l'altro gestito da Game, che ringraziamo anche per averci fornito le immagini che abbiamo utilizzato a copertura e come lancio della tua clip di presentazione. Tu parli spesso, c'è una tua frase che parla di sogno, del tennis come sogno e divertimento. E la mia domanda è proprio questa, cioè dopo aver vinto gli juniores in doppio del Roland Garros, che sarà pure uno juniores, ma è sempre Roland Garros, quindi insomma non poco, dopo aver vinto quello che potevi vincere nelle categorie giovanili, dopo aver giocato contro Serena Williams, il sogno di Lisa Pigato che scende in campo per vincere, questo me l'hai detto tu all'inizio, qual è? Al di là degli obiettivi a brevissimo termine, proprio il sogno che vorresti realizzare col tennis. Beh, per me far del tennis è il mio lavoro, nel senso vivere di questo, E vivere questo anche c'è già, bene dai, di ci sei questo. tutto sommato, no? Cioè, insomma, Come? mi sembri ben instradata da sto punto di vista. Sì, devo dire che bisogna. Non è scontato, però si deve essere così, nel senso belli instradati e avviati.
Quello deve iniziare. Vabbè, il sogno non ce lo vuoi dire. Chi vuoi battere, ad esempio? Adesso non ti dico battere Serena Williams perché la differenza d'età probabilmente non vi permetterà di trovarvi in futuro negli stessi campi o nelle stesse categorie, ma non c'è una figura che vorresti battere o una figura del passato che vorresti emulare, ad esempio? Purtroppo non ho molta immaginazione, non ho molta fantasia per questa cosa. E non so, un sogno. Perché non ho un torneo in particolare, non ho una classifica in particolare, non ho neanche una giocatrice in particolare. E posso dire soltanto di cercare di essere il meglio di me stessa in un futuro, anche dal punto di vista tennistico. Beh, insomma, che non è tutto sommato un brutto obiettivo. Allora, anzitutto noi il nostro obiettivo di oggi l'abbiamo raggiunto perché non ci avrei veramente scommesso un euro su riuscire a farti parlare per una mezz'oretta, una mezz'ora che tra l'altro abbiamo sforato di 1 minuto in questo momento e questo è un grandissimo risultato. Io ti ringrazio per il tuo tempo, ti auguro di adesso vincere questo torneo per il quale stai andando così coi piedi di piombo, magari è una gufata, però... Ti ovviamente auguriamo di andare il più avanti possibile e di scalare la classifica e di portare alto il nome anche della Milano Tennis Academy, anche per rendere orgoglioso il tuo papà, oltre che te stessa in primis, perché ce l'hai Certo. ricordato tu molto spesso, prima di tutto sei tu quella che scende in campo. Quindi grazie per essere stata con noi, spero di ritrovarti presto, magari dopo qualche altra vittoria. Va bene, grazie mille, è stato un piacere. Allora, io ringrazio Lisa Pigato, siamo in conclusione di trasmissione, Milano All News, scusate, Milan, Women All Sport torna tra un mesetto o forse meno, questo ancora non ve lo diciamo. Adesso vi lascio all'informazione di Dal Vivo, ma non vi dico chi conduce perché l'ultima volta ho preso una cantonata. Ci vediamo alla prossima, a presto. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X Sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show.